Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2. Oggi continuiamo con Rage, questo giochino della Bethesda che è un pelino buggato, me ne sto accorgendo, non ci credete? L'ha fatto 10 volte prima mentre non registravo, adesso giustamente invece mi vuole far fare una figura di merda per provare. Ma io proverò che sei buggato, caro gioco di merda. Faccio vedere io. Questo è... Oh, capite quando cosa intendo per buggato? Comunque la missione di prima ho questo bel fucilazzo. Magari un giorno mi metto a provare dei salti impossibili tipo questo. E chiedetevi pure come ha fatto a fare quel volo. Che se volete vi faccio rivedere. No, no, perché so che alcuni di voi sono scettici. Però, ecco, io ho lasciato i comandi. Questo è volato perché ha trovato una pendenza. Che poi urla pure. Tipo, ok, vabbè. Comunque, come si dice, c'è qualcuno che paragona Skyrim a Far Cry. Secondo me sbagliano un po' alla grande. Però questo forse ci si avvicina qualcosina in più. Nel senso che se non fosse per diciamo i veicoli che li fai in terza persona, poi torni in prima, diciamo che potrebbe quasi assomigliarci, perché le cose che devi fare, insomma, è un'isola bella grossa. Anche se tu non sei dell'isola. Ok. Allora, c'è tipo il meccanico che è una vecchia buggy sfasciatissima, cioè brutta all'inverosimile, che però me la vuole dare in cambio di ammazzare gente come al solito. Però in questo ammazzare gente devo prendere anche i pezzi per la buggy. E quindi noi andiamo a ammazzare gente prendendo anche i pezzi della buggy con il nostro sgravissimo coso. Andiamo, andiamo. Oddio quanto mi piace atterrare così. Ma poi perché rinizi da fuori? Dai, dammi i pezzi. E come al solito mi ritrovo in viaggio in questo cazzo di gioco. Ho ricevuto 12 fat boy, sì, infatti ve lo volevo dire. Ho ricevuto questi fat boy che sono colpi un po' più grandi che dovrebbero fare un po' più male. E siccome non ho letto dove cazzo si devono sparare, non ne ho proprio la minima idea. Comunque vediamo un attimo come va a finire. Siamo nello stesso posto di prima. Non so come hanno fatto a rimetterci sopra gente così. Questo posto è molto strano, le dimensioni sono veramente strane. È tutto così strano, insomma. Ancora. Dove sei? Mannaggia al cazzo. Te è. Madonna che mira. Ragazzi, è fondamentale la ah, no. E la fa anche. Non so come ho fatto a sparare perché non vedo la testa. Quanto vorrei un red dot. Non salirò questa volta dal cesso. Ah, ti bastano due colpi. Ah, sono i fat boy. Ho sprecato i colpi. Come si cambiano i colpi? C'è la testa qui. Vabbè, userò un po' questo che non l'ho mai usato. Vediamo un attimino dove cazzo bisogna andare. A quanto pare lo stealth non è di famiglia, cioè. Oh, guardate che bello, guardate che bello. E non lagga per niente, ragazzi. L'anti-aliasing a 16. Poi magari ve lo spieghiamo anche in quello sulla grafica, se vi può interessare. Fateci sapere se si può interessare questa cosa. Oddio, oddio. So che a molti di voi magari non piacciono questo tipo di gameplay. Forse è meglio farli a questa velocità, non per non farvi capire niente, ma proprio per intrattenervi di più, dato che è proprio il gameplay che non dà un cazzo di niente. Mi sto annoiando, voglio... Ok, ci sono degli schemi. Mi devo scassinare qualcosa. Creo. Faccio io, crea massimo. Ok, l'ho creato. E adesso che ci faccio? Niente. No, basta, esci. Ah, ho fatto il coso per distruggere. Ma molto bene. Metti il colpo. Ah, zitto. Devo prendere i pezzi. Vediamo. Ti è piaciuto? Dov'è che sei? A chi serve aiuto? Ti sposto la testa, ti sposto. Oh. Ma stai zitto, sei mio. Oh. Mi dai la. Oh. Oh. Oh cazzo, mi si è rotto. Meno male che ne ho comprati 10.000. Torna a posto. Oh, che cos'è questo? Ok. Oh, grande. Però magari senza distruggere. Il ragdoll. No, non devi ripiegare.
aspetta. Oh, oh, e morite, madonna. Oh, affanculo a sole. Affanculo, ti sparo nelle chiappe. Oh, perché è elettrificato qua? Niente, niente, è elettrificato. Vai, stai zitto. Io spero tanto che non finiscano. Affanculo. I colpi, dicevo. Perché potrebbe. Adesso almeno mi sto divertendo un po' di più. Fat spray. Che cazzo è? Ah. Oh, si è chiuso. Ah, cioè è così che creavano la porta elettrificata. Con un alternatore su un motore. L'alternatore crea energia. E vaffanculo. E vaffanculo. Vaffanculo. Perché non muori prima? Ragazzi, le parolacce non si dicono. Mia moglie mi ha detto che le dico troppo spesso nei gameplay, porca puttana! E non si dicono, quindi voi no, non le dite, mi raccomando. Munizioni standard. Posto? Ne vuoi ancora? Ancora? Ti sparano le palle, sai? Oh, e muore! Madonna! Non so, vuoi arrivarmi in faccia? That's what she said. ti sparo in culo. Vaffa culo. Oh. Beh, ah, così. Ancora muori. Ancora muori. E morite. Ok, sì, forse sto urlando troppo in questi gameplay. Ogni volta me ne accorgo e niente, vorrei evitare, ma i videogiochi fanno parte della mia vita e voglio evitare, cioè voglio esprimere la mia rabbia contro il mondo evitando di tagliarmi come fanno gli emo e magari giocando a questi giochi. Ah! Oh, ma t'ho sparato quanti cazzi di colpi t'ho sparato in faccia? Quanti? Anzi, in pancia, non in faccia. Porca troia, ah, vieni, vieni, tanto lo so che arrivi. Dove sei? Affanculo, rialzati. Affanculo, se no. Porca puttana. È peggio di un macello. Oh, statevi fermi, fatemi giocare. E basta. Sto avendo la mira, non lo so, peggio. Non lo so, ubriaco, ubriachezza level 9600. Mi si è tolta anche la mappa e non so dove andare. Scarpe con soldi, soldi si prendono sempre ovunque. No, qui che c'è? Oh, niente, scendiamo. Forse perché non c'ho la mappa qui, cioè non. Esploriamo insieme, attenzione. Non so, sto prendendo birra a rotta di collo. Ma perché mi si rompono? Oh, ah, così. Allora, con la Q. No, devi tornare indietro, porca puttana. Se me li devo rompere tutti così, tanto vale che non li compro. O no? Porca troia. Che poi sono utili, vorrei usare solo questi. Vieni qua, vieni. Ah, attenti al Winstick. Amico tuo ci è morto. Forse devo tipo skillare la cosa. Ah, anche se sono già un pro così, voglio dire. Però forse si deve skillare un po' di più. Non lo so. Sono fatti miei. Non lo so, questi gameplay stanno assumendo una forma molto poco dinamica e molto omicida. Io sto prendendo cose. So che vi starà venendo il mal di testa, ma poco mi importa. Questo gioco lo dovevo provare. Lo sto provando perché, beh, è fatto da Bethesda, quindi dovete capire anche il mio. Oddio, 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 oddio. Te, prendi questo. Dai, emo. Oh, oh, la bomba no, la bomba no, la bomba no, la bomba no, la bomba. No, devo defibrillare, defibrillare. Oh. Ok, te, morite. Ok. Molto, molto bene. Devo prendere l'alternatore. C'è benzina dappertutto. Ah, cazzo, no. Ok. Oh, un bel headshot. Come piace a noi. Se magari non adesso. No, adesso. Ragazzi, la prima parte è sempre un po' più pallosa del solito. Anche perché non si hanno delle armi. Magari forse devo andare qua. Porca puttana, ma non muori più. Ti sfondo il petto. Dove cazzo va? Adesso che zoppica quello. Andiamo a prendere. Eccoti. La prossima volta non zoppicare. Mamma ha detto che non va bene. Eccoci qua.
Volevo farvi vedere questa scena perché... Oh, testa di cazzo. Oh, e porca puttana, vuoi morire? Ok, ragazzi, su questa scena molto apocalittica... Vaffanculo, dai, va là. Oh, è finito? E porca puttana, quanti cazzi di... No, cazzo. Non lo so, magari lo ammazzo con il wing stick, niente. Con la granata, con G si lanciano le granate. Come cazzo si lancia? Vabbè, magari... Oh, sei uscito, merda. Ah, ma perché l'amico tuo non l'ammazzi? Porca troia. Ok, su questo macello apocalittico, come si dice, vi abbandono. Alla prossima.